amici del canale, buongiorno dal vostro Lino Juventus e buona domenica. Questo è un messaggio che io voglio fare, un video risposta, non voglio che venga preso come dissing, perché lo voglio fare veramente in maniera molto, molto pacifica, perché io purtroppo quando sento delle cose, io non riesco poi a starmene zitto. Ho sentito il video di Nati per Vincere stamattina, dove dice che i veri banchi di prova la Juventus quest'anno li ha falliti, dicendo che il banco di prova era la partita col Bologna, che poi si dicono sempre le cose a metà. Addirittura ho sentito dire che il Bologna meritava di vincere, quando chi è stato penalizzato in quella partita, lo ripeto, siamo noi, perché al Bologna possono recriminare solamente l'episodio del rigore, la Juventus può recriminare due rigori e un gol annullato a Vlahovic, quindi chi è uscito con le ossa rotte siamo stati noi da quella partita, ma non a livello di gioco, a livello di sfavori arbitrali. E va bene, voglio solo parlare su questa cosa qua, però. Sento dire che il banco di prova era Bergamo. Bergamo è un campo di prova. Però ricordiamoci che siamo andati a giocare a Bergamo senza un reparto intero, ovvero senza attaccanti. Abbiamo fatto una partita brutta, forse anche orribile, però comunque hai preso un punto. Ho sentito dire che i banchi di prova era una partita col Sassuolo. Vero, il Sassuolo è una squadra dove quest'anno, anche gli altri anni, ha dimostrato che non solo contro la Juventus, anche contro l'Inter, tra l'altro, va a vincere a San Siro, strameritando la partita, ricordiamo. Noi ci abbiamo perso 4-2, però sempre perché io poi a me piace dire tutte le cose. Tu su 4 gol a Sassuolo, 3 te li sei fatti da solo, però. 3 te li sei fatti da solo, per non dire tutte e 4. Però il gol di Berardi lo voglio mettere come, diciamo, una bravura del giocatore, anche se lì c'è stato un errore, mi sa, di Gatti in uscita, quindi però 3 te li sei fatti proprio da solo. E devo sentirmi dire, però, perché tu, non nominando le partite di Udine, dove la Juve ha fatto un partitone, le partite con la Lazio, che la Juventus ha fatto un partitone, non test di prova, allora io devo confermare che tu parli in malafede solo per andare contro l'Allegri. Perché se tu mi dici che Juve-Bologna è un banco di prova e Juve-Lazio non è un banco di prova del tuo amatissimo Sarri Bomb, che continui ancora ad omaggiare, un allenatore di merda come Sarri che tu continui ancora ad omaggiare, quindi... Davide, io ho sentito il tuo video stamattina e ci tenevo a dirlo. A me non mi interessa che mi rispondi, non voglio nemmeno che mi rispondi, però quelli che hanno visto il tuo video devono sentire la verità. Perché non può passare Juventus-Lazio come una partita normale, Juventus-Bologna come un banco di prova, solo perché ti conviene a te che non abbiamo vinto. Se la Juventus avrebbe vinto col Bologna e non vinceva con la Lazio, avresti detto che un banco di prova era Juventus-Lazio. Quindi io capisco che siete contro Allegri, però o dite le cose come stanno, o è meglio che non parlate, perché a dire puttanate... si danneggia solo il cervello delle persone. Se mi vuoi rispondere, sono qua, senza cattiveria e senza nulla. Ragazzi, un abbraccio e buona domenica.